E ciao bene raga, bentornati in la sala giochi, piccole pelle video ludiche della mia infanzia, giusto appunto da giochi, quando ancora non c'erano esatto, c'erano per cognoni, ma c'erano camminate arcade, c'era anche il cabinato del gioco, che vedremo oggi. Osho, Red Light, sigla! Fappatori della rete, il gioco fap per eccellenza dei cabinati arcade. Parlo di Fantasia, la serie o Fantasia, non so come sia. Però il secondo capitolo, non sto parlando del film della Disney con Topolino, le scopette, gli ippopotamini. No, parlo di Fantasia 2 Explicit Mode del 1997 di Comad. Non voglio dire altro, dico solo che se siete troppo piccoli non guardate questo video, mi raccomando, e andiamo direttamente sul gioco. Ecco qua, come potete ben vedere, se inizia subito bene dovrò censurare tipo qualsiasi cosa qua dentro. Sì. Andiamo a inserire i nostri gettoni. Let's play. 200 lire a partita e vai. Allora, selezioniamo la ragazza con la quale giocare. Come on. A casaccio così. Oh, yeah. Cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo fare altro che ritagliare parti di schermo per far apparire la ragazza che vi è sotto. Questa versione. Oh, bene. Che succede? Che se prendiamo dei bonus negativi, come ho appena fatto io, andiamo sotto, quindi nelle righe rosse, la nostra avvenente signorina diventerà un mostruoso mostro. Quindi bisogna sperare di riuscire entro il tempo di risalire la china. Oh, bene. Così si ritorna alla nostra avvenente signorina. Mentre noi tracciamo le nostre righe, se veniamo interrotti da uno dei mostriciattoli presenti a schermo, schiantiamo. Quindi l'unico modo per morire è quello. Poi abbiamo un tempo limite entro il quale noi non riusciamo a fare neanche una lineetta. Schiantiamo. Ecco fatto. Ecco l'altro. Allora, le signorine sono molto avvenenti, e anche in pose parecchio esplicite, considerando che era una sala che veniva messo in sala giochi. Ma anche i mostri non sono da meno. E che succede? Che se noi liberiamo un mostro, non andiamo avanti, dobbiamo rifare lo stesso schema. Quindi si consiglia di fare piccole linee e creare una trappola per il mostro, nella quale intrappolarlo per poi farlo schiattare. Ok. Ogni tanto ci sono cotesti versi. Vediamo se... vabbè, non volevo fare ciò. Perché sicuramente era una missione di livello. Infatti. E riecco il maledetto mostro. Ecco. Il gioco finisce dopo che abbiamo scoperto, mi pare, almeno l'80% dell'avvenente signorina. Che ritorniamo a vedere. Orbene. Dovrò censurare la qualsiasi in questo video. Sarei ipercensurato. Yeah. E abbiamo superato il primo quadro. Altro giro, altra corsa, altra avvenente signorina. Scegliamone un'altra. Qui c'è un prodotto negativo, non mi fido. Ma prendiamo la prima in alto a sinistra, così, a casaccio. Allora, già dalla sagoma si capisce più o meno che posizione ha assunto. Infatti, si schianta subito. Oh, sì.
Ok, cerchiamo di creare una trappola. Allora, a parte il discorso fappatori, il gioco è molto carino. È anche parecchio difficile. Ecco, lui mi è uscito. Avevo creato la trappola. Continuiamo. È anche parecchio difficile. Perché insomma. Di qui un passo, stronzolo. Ho sbagliato. Non dovevo farla questa cosa. Ah, meno male, sono andati su. Se troviamo dei punti positivi, ovviamente arriviamo all'app che c'è scritto a destra. Il quadro, lo schema finisce prima. Per un pelo, niente. Per un pelo in questo caso non è detto a caso. E vai. Ok. Questo fa parte della serie di giochi che ho recensito un po', diciamo, la sala giochi a luci rosse, potremmo chiamarli. Vediamo un po' se la facciamo fuori così. E anche qui devo censurarla tantissimo. Ma tanto davvero, E non so, essendo un gioco del 97, mi pare di aver letto, come faceva, come poteva essere presente in una sala giochi pubblica questo gioco. E ma vabbè, così. Ok, qui dalla sagoma non si capisce un bel niente. Ma noi sbattiamocene di ciò che c'è sotto. E cerchiamo di giocare al nostro bel giochetto. Allora, come potete vedere, io sto continuando a raffica perché il gioco, anche in sala giochi, richiedeva una grossa mole di gettoni per poter andare avanti. Potevi essere bravo quanto volevi, ma il momento in cui schiattavi era sempre dietro l'angolo. Dite voi, perché non chiudi quella parte? Non chiudo quella parte perché io vorrei che lui venisse su e per poterlo intrappolare, se non mi si fosse fermata la forbicina. Forse l'abbiamo intrappolato qui. Ok, di qui non dovrebbe scappare. Ok. Se noi riusciamo a fare la stessa cosa di qua. Niente. La stessa cosa di qua. E si muore. E si continua. Vedete quanti gettoni avrei già inserito. Praticamente mi... Io non so come finisca questo gioco. Non ci sono mai messo. Ma penso che alla fine ti regalavano il cabinato, perché insomma con tutto quello che avevi speso. E ecco qua. E ecco un bel mostro. E meno male che appare questa, perché a volte appariva uno che veramente orribile era. Vediamo se si risale la china. Per poco. Dobbiamo trovare un cappero di bonus. Vediamo se magari qui. Niente. Niente. Meno. Niente. Niente. Ah. Allora, chissà qual è quello originale. E va bene. Finiamo così. La finiamo qui con un mostro. Ci è andata male. Quindi, cos'altro dire su questo gioco? Io direi che lo consiglio ovviamente a un pubblico un po' più adulto della media dei fruitori di YouTube. Perché è veramente esplicito. Ora voi vi farò vedere poco e niente, ovviamente, perché sennò mi bannano proprio il canale, perché le signorine raffigurate sono in pose veramente esplicite e si vede di ogni cosa. Tutto quello che vi state immaginando che stiano facendo nel gioco si vede. Quindi, questo è partito bene. Forse lo freghiamo. Qua è chiuso un po'.
Vieni, vieni. Abbiamo l'inciso lì. Anche se è ancora larga come... come trappola. Vediamo un po' se ci riusciamo, a finire questo schema. No, mi sono fatto prendere dalla furia perché sto registrando. E dovremmo averlo portato a termine, forse. 83, sì. E abbiamo finito anche questo gioco. Meno male che non potete vedere questa immagine, ragazzi. Ma detto ciò, allora, consiglio questo gioco a un pubblico adulto e coscienzioso, oppure fappatori seriali. Il gioco è divertente, ragazzi, a parte il discorso erotico che ci sta dietro. Il gioco è veramente, veramente divertente. Ve lo consiglio, ve lo straconsiglio, gira su Mame, andatevelo a cercare. Si intitola Fantasia 2, tra parentesi, explicit. Ce l'ha anche Fantasia 1, che non è proprio così esplicito, ma comunque il gioco è divertente. Detto ciò, se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace, andate a vedere anche gli altri video, iscrivetevi alla pagina Facebook, Google+, Twitter, link qua sotto in descrizione. E come sempre, raga, stay tuned! Fop, fop, fop.